servizio di accompagno e di prossimità anche. Una serie di iniziative in programma saranno dedicate agli anziani. Infatti, dal 20 luglio fino al 31 agosto prossimo prenderà il via questa calda terza età, evento promosso dal Comune di Fano, assessorato al welfare di comunità e circoli anziani. Domenica 28 luglio a Tre Ponti, dove ci sarà una gara di cucina, dove svariati club, l'anno scorso erano 12, non so quest'anno se sono di più o di meno, dove c'è un soggetto di cucina da proporre e dove c'è una giuria. In quella serata c'è una cena conviviale di circa 300 persone dove la gente si ritrova. Poi parte la settimana, no? Dove ci sono varie iniziative, una gara di briscola, una gara di burracco, alla fine si fa una serata finale a Tre Ponti dove ci sono tutte le premiazioni, un'altra cena praticamente, e questo è un programma ben dettagliato della situazione. Ecco, la cosa più bella è domenica 4 agosto, questa bella gita in mare che si parte il pomeriggio alle 4 e si va verso Riccione praticamente, c'è una cena a bordo della nave di ritorno e poi si aspettano i fuochi d'artificio visti dal mare, cioè praticamente significa che dalle 4 si ritorna, arriva a l'una di notte perché dal largo si guardano i fuochi d'artificio e poi si rientra in porto. Ha un costo accessibilissimo perché qualcosa ci mette l'amministrazione naturalmente, 18 euro perché uno può approfittare quel giorno di farsi una bella passeggiata in mare con la bellezza di vedere di notte i fuochi d'artificio non da terra ma dal mare. Attenzione particolare a queste iniziative viene posta dal Comune di Fano, nel quale ha predisposto una serie di incontri con le circa 23 realtà associative che si occupano di aggregazione, offrendo momenti di convivialità e donando un segnale positivo per la crescita della città. L'esempio positivo che viene dagli anziani per tutti di trovare momenti di aggregazione, di incontro, di solidarietà, di condivisione. Con loro stiamo aprendo un percorso interessante di coordinamento per cercare di dare un'idea sempre più unita, compatta e appunto ben percepita del mondo degli anziani. Ne abbiamo veramente bisogno. Quindi questa calda terza età con la Proloco e con i vari circoli che collaborano è sicuramente una cosa importante verso questo obiettivo.